nel suo momento di gloria con Bella Giovanotti. Gira il mondo, e gira il mondo e giro te, mi guardi e non rispondo, perché risposta non c'è nelle parole, bello come una mattina d'acqua cristallina, come una finestra che mi illumina, tu sì, calda come il pane, ombra sotto il pin, mentre da lontani stai come forever. Lavoro tutto il giorno e tutto il giorno penso a te, e quando il pane sforno lo tengo caldo per te, come un fiore, dolce di dolore, bella come il vento che t'ha fatto dell'amore, gioia primitiva di saperti vivere, vita piena giorni e ore, batti cuore pure, dolce ma riposo, nuda come sfor, mentre da lontani stai come vola. Sotto il pin, come un passaporto con la foto di un bambino, bella come un tondo, grande come il mondo, calda di sirocco e fresca come tramontana, tu come la fortuna, tu così opportuna, mentre da lontani stai come forever. Grazie. Marco Del Cima nel suo momento di gloria con Bella Giovanotti. Ok, allora, questo personaggio straordinario l'abbiamo visto per qualche tempo, poi è sparito, poi è tornato di nuovo, voi lo conoscete bene. È tornato tutto cambiato poi, sì. È tornato cambiando proprio genere musicale, è diventato un grande comunicatore lui alle Maspe. Lui, come giustamente stavamo chiacchierando prima Mario Lavezzi ed io, e giustamente Mario, vero, dicevi che non, lui non canta, lui comunica, lui parla quando... Ma lui si può, canzoni, non, no? Non si può annoverare tra i cantanti, tra gli interpreti. Interpretare una canzone è un'altra cosa, bisogna entrare proprio nel mood della canzone e comunicarla nella maniera più credibile possibile. Ma scusa, no? Comunicare cantando non è meglio? Come? Comunicare cantando è anche meglio, certo, perché certo. Giovanotti, che io apprezzo moltissimo, conosco poco perché è un po' lontano dal mio gusto, diciamo la verità, però capisco e mi emoziono quando canta per esempio quella Nina Nanna, la bambina, per te, certo, per te, che dice la maniera giusta, cioè, lui sa comunicare molto bene. Prova. E lui l'ha invitato, tu microfono, grazie. L'hai invitato è per molto te bene. Che sono verdi gli alberi, e rosa i fiocchi, maternità, è per te, ecco, che sono cresciuto. Adesso che ha ricantato, Marco,
Allora, Marco, fateci caso, in toscano si dice la lisca, no? Cioè quella, quel modo di dire la S, un po' così, Lorenzo ce l'ha. E Marco è bravissimo nell'imitarlo, perfetto, proprio una dizione come quella di Lorenzo. La lisca, lui parla con la S un po' così. Il finale di Gente della Notte, mi chiamo Giovanotti. Mi chiamo Giovanotti e faccio DJ, non vado mai a dormire prima delle 6. Bravo. E adesso Helen, devi venire con me perché questa volta ti coinvolgo con la nostra televendita, vieni.